Il tema del rapporto fra libertà di associazione e associazioni considerate segrete o di tipo militare coinvolge la massoneria nell'ambito di quella che è una polemica che sia la Terza Internazionale, sia il regime fascista, sia la stessa Chiesa Cattolica hanno sempre portato avanti nei confronti dell'associazionismo massonico. La massoneria non è un'associazione segreta, come diceva qualcuno, è un'associazione che ha dei segreti di carattere conoscitivo, di carattere spirituale. La redenzione e la pace per la massoneria non erano ancora arrivate. Fu proprio grazie a questa mancata specificazione che si giunse pochi anni dopo al primo tentativo di referendum nella storia d'Italia, voluto da alcuni studenti dell'Università del Sacro Cuore di Milano. Era il 1948. Un referendum che voleva abrogare per legge la massoneria nel nostro paese, rinverdendo quanto era stato fatto nel 1925. La consultazione popolare non andò a buon fine per merito dello stesso presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, che temeva di perdere l'appoggio politico dei partiti laici. Due decenni più tardi iniziò una vera e propria campagna di ostilità portata avanti dalle pagine di numerosi giornali di culture differenti, ma tutti con un atteggiamento simile: il pregiudizio nei confronti della massoneria. Negli anni 60, fine anni 60, vi pensò un periodico del CISL a pubblicare tutta una serie di articoli antimassonici accompagnati da pubblicazioni di liste di nomi di eccellenti massoni italiani. Dalla fine degli anni 70 a rilanciare le denunce fu il settimanale L'Espresso. Ciò nonostante, ci fu un tentativo di avvicinamento tra Chiesa e associazione massonica. Fu portato avanti da alcune chiese locali ed era ispirato da un testo che da circa 50 anni poneva interrogativi sul rapporto tra massoni e Vaticano. Il codice di diritto canonico del 1917 ha un articolo in cui ribadisce la condanna della massoneria, o meglio, la condanna per i cattolici che si iscrivono alla massoneria, quelle sette però che cospirano contro la Chiesa. L'ambiguità di questa specificazione lasciò una speranza per i massoni fedeli alla Chiesa di Roma. La condanna riguardava tutte le sette o solo quelle che cospiravano contro il Vaticano? Sulla base di questa duplice interpretazione si cominciarono delle aperture, delle timide aperture, dei confronti, dei tentativi di dialogo, ecco, non era una parola che si usasse all'epoca, e soprattutto di collaborazione e di intesa nei confronti davanti ai nemici comuni, per esempio contro il nazismo. Si nota una pressione notevole da parte dei vescovi del Sud America, del Nord America e dei paesi del Nord Europa perché il Vaticano prenda nuovamente in considerazione i rapporti con la massoneria. I vescovi dunque ribadirono con forza che molti massoni erano degli ottimi credenti e soffrivano di essere scomunicati. A rafforzare queste richieste ci penseranno alcuni studiosi, tra i quali spicca il gesuita Ferrer Benimeli con le sue ricerche sulla massoneria spagnola. Benimeli dimostrò che se i cattolici decidono di analizzare con serietà i documenti massonici, non possono non rendersi conto che tanti giudizi andrebbero rivisti alla radice. Questo processo di apertura va avanti per tutti gli anni 60, per tutti gli anni 70, sembra con ottime prospettive, ma è destinato a chiudersi bruscamente nel 1982, quando a capo della Congregazione per la Dottrina della Fede viene nominato il Cardinale Ratzinger. Qualche anno prima l'allora prefetto della Congregazione della Fede, Cardinale Sepper, aveva precisato che i massoni non potevano essere né scomunicati né in peccato perché non tramavano contro la Chiesa. Il futuro Papa Benedetto XVI, il 25 gennaio 1983, varò il nuovo codice di diritto canonico, nel quale non compariva più la parola scomunica.
A quel punto, molti massoni pensarono che il passo decisivo per la riconciliazione era stato compiuto. Le speranze, però, erano destinate ad essere deluse. Il 6 novembre dello stesso anno fu ancora il prefetto Ratzinger a confermare indirettamente la scomunica. L'adesione alla massoneria per un cattolico è un peccato grave che comporta l'esclusione dalla comunione, dall'Eucaristia. Non si può combattere un'etichetta, ma bisogna guardare i contenuti, al di là. Credo che la Chiesa ha il diritto e il dovere di combattere chi combatte contro la Chiesa, ma non chi esercita una missione spirituale di libertà, uguaglianza e fratellanza. I tempi bui per la massoneria erano appena ricominciati e la presa di posizione di Ratzinger, avvenuta forse non a caso dopo lo scandalo P2, fu solo l'ultima di una serie di condanne sociali che ormai da qualche anno avevano ripreso a turbare il movimento. Gli anni 70 e 80 costituiscono un momento cruciale per la massoneria odierna. In quel periodo venne coinvolta in una serie di polemiche e di scandali che finirono per lasciare nell'immaginario comune strascichi che ancora oggi non riescono ad essere cancellati. Si arrivò ad una vera e propria crociata antimassonica, coinvolgendo l'intera libera muratoria italiana nell'affare P2. Cosa che non aveva alcun fondamento, perché la massoneria italiana, la Gran Loggia d'Italia ad esempio, non aveva il benché minimo rapporto con la famosa loggia segreta di Licio Gelli. Licio Gelli, un affarista di grosso calibro, con l'aiuto di numerosi esponenti politici, generali di forze dell'ordine, dell'esercito e di uomini dei servizi segreti, cercò di sottomettere l'informazione e la politica italiana alla propria volontà. Ancora oggi non conosciamo bene l'intricata storia della P2, né quali fossero i reali rapporti con l'establishment politico italiano. Certo è però che tra la denuncia pubblica di ciò che stava avvenendo e l'esplosione del caso a livello nazionale nel 1981 passarono diversi anni. Nel novembre del 1978 il giornalista Fabiano Fabiani diede alle stampe per i tipi dell'Espresso un libro intitolato I massoni in Italia. In questo libro c'era tutta la storia della P2, con nomi, cognomi, fatti e situazioni. Il libro fu ispirato da massoni che avevano deciso di parlare per denunciare la loggia deviata che stava conquistando sempre più potere. Il testo fu pubblicato in più di un milione di copie, ma fu come se nessuno se ne accorgesse. Nessuno intervenne per bloccare quello che stava accadendo. Parte della massoneria, però, tentò di denunciare per tempo l'affarismo di Licio Gelli. E quindi c'è un comportamento ambivalente. Alcuni massoni per bene denunciarono l'esistenza di una loggia deviata e pericolosa. Altri massoni, più influenti per la verità, cercarono di minimizzare. La società, la giustizia, la politica italiana tardarono ad intervenire. Il perché di queste lentezze rimarrà per sempre un mistero. Certo è che lo scandalo P2 impresse nell'immaginario comune la sensazione che qualsiasi cosa avesse a che fare con la massoneria fosse corrotto. La P2 venne abolita poco dopo e con lo stesso provvedimento, la legge 17 del 1982, si arrivò finalmente alla specificazione del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione. In sostanza specifica che all'articolo 1 che si considerano come associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che anche all'interno di associazioni palesi, e quindi si può supporre della massoneria, occultano la loro esistenza tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, rendono sconosciuti in tutto o in parte o anche reciprocamente i soci. La chiusura della loggia P2 venne sancita dall'articolo 5 della stessa legge. Ciò non impedì al suo fantasma di vivere a lungo. Durante tutti gli anni 80, in Italia si cominciò a calunniare i propri avversari politici definendoli massoni. Chiunque fosse tacciato di essere un libero muratore poteva essersi giocato la propria carriera. Idro Montanelli uscì con un famoso articolo di fondo sul Giornale
dal titolo Achtung P2, affermando che per colpire un avversario politico bastava ungere il capo corrente avversario di implicazioni piduiste e così si cercava di eliminarlo alla radice. Massone e P2 a un certo momento sembrava che fossero la stessa, indicassero lo stesso fenomeno, e quindi la massoneria sicuramente ha subito un colpo di immagine formidabile dal quale non si è mai ripresa. La società italiana non cercò di approfondire ciò che era stato, danneggiando in questo modo la stessa massoneria, prima vittima di quel che era successo. Le stesse forze politiche hanno, come dire, macinato tutto questo, no? È stata una reazione abbastanza superficiale, cioè no, intensa, ma che è durata pochissimo tempo. Questo è il momento delle inchieste giudiziarie e giornalistiche che tentarono in tutti i modi di scardinare la massoneria italiana. Si cercò di accusare l'intera associazione prendendo spunto da fatti localizzati, incontrollabili dalle stesse confessioni massoniche. Si tornò velocemente alla pubblicazione di liste di persone iscritte. Anche piccole testate locali iniziarono delle campagne di trasparenza per mettere in guardia l'opinione pubblica nei confronti degli iscritti. La pubblicazione dei nomi di liste di aderenti a un'organizzazione, per esempio la massoneria, trovo che sia sempre una cosa in qualche modo, come si può dire, disdicevole, che andrebbe fatta. Ognuno si iscrive a quello che vuole, fa quello che vuole, dovrebbe avere la sua privacy rispettata. L'informazione è il giornalista, in particolare, invece di assumersi la responsabilità di distinguere, di scegliere, mette tutto in un unico calderone. E allora hai una cattiva informazione, di fatto fai di tutta l'erba un fascio e terzo, di conseguenza inevitabile, inesorabile, butti con l'acqua sporca anche il bambino che invece merita di essere salvato e di fatto crescere e crescere bene. In realtà non furono solo i giornali a discriminare per l'ennesima volta i massoni. Nel 1992 il magistrato Cordova iniziò una dispendiosa inchiesta sui presunti affari sporchi delle logge italiane. Pochi anni prima il Consiglio Superiore della Magistratura aveva chiesto di far luce su di essa perché costituiva un pericolo potenziale per la democrazia. Poi c'è qualcuno come il procuratore Vigna che andò al di là e ritenne che bisognasse interdire gli uffici pubblici a tutti coloro che fossero iscritti alla massoneria. Ecco che si tornava a far confusione tra massoneria, associazione riservata al pari di partiti e sindacati, e associazionismo segreto vietato dalla legge. La riservatezza è un diritto della persona, anch'essa è definita e protetta dalla legge sulla privacy. La massoneria ha la stessa riservatezza di tutte le altre associazioni, né più né meno. La riservatezza è un diritto della persona, devo dire che ultimamente in Italia con la legge della privacy, soprattutto quella del 2003, è stata ampiamente ribadita in tutti i campi dell'attività umana e dell'individuo. Il trattamento ricevuto dai media però è sempre stato controverso. Altre vicende localizzate portarono la massoneria al centro di attenzioni particolari, tali da giustificare, secondo alcuni, l'utilizzo della pubblicazione di liste come legittimo strumento di trasparenza. Visto che la massoneria, come dire, agisce nel segreto e fa del segreto una sua forza, penso che ci sia un legittimo gioco delle parti quando un giornalista svela gli elenchi di una loggia massonica. Certo, se la loggia massonica non ha, diciamo, non è mai stata coinvolta in nessuna inchiesta, in nessun fatto che presuppone un reato, è abbastanza, come dire, inutile. Gli elenchi sono a disposizione della pubblica autorità, ma ciò non comporta il diritto di nessuno di pubblicare determinati elenchi. Il mio nome è stato pubblicato negli anni 90, esattamente nel 1992, dopo l'inchiesta Cordova, a cura di un giornale locale, La Voce della Campania. E purtroppo in questi giorni lo stesso mensile
pubblica 26.000 nomi di massoni, assolutamente in violazione della privacy. L'inchiesta Cordova finì con un nulla di fatto. Dopo anni di indagini, di sequestri e di discussioni interminabili, non ci fu nemmeno un rinvio a giudizio. Leggi e regolamenti comunali, provinciali e regionali cercarono di colpire i massoni impedendo in modi diversi l'accesso ai pubblici uffici. In particolare furono due regioni ad occuparsi direttamente dei liberi muratori, le Marche con la legge 34 del 1996 e il Friuli Venezia Giulia con la legge 1 del 2001. Il caso più interessante fu quello della regione Marche, la quale promulgò una legge regionale che bandiva l'accesso a cariche regionali ai iscritti alla massoneria. Mentre la legge sul Friuli, del Friuli Venezia Giulia stabiliva che gli aspiranti a determinate cariche dovevano dichiarare la loro appartenenza a logge massoniche o alla massoneria. A porre rimedio al pasticcio normativo ci pensò la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nel 2001 intervenne in seguito al ricorso del Grande Oriente d'Italia. In entrambi i casi la Corte di Strasburgo ha sottolineato la non conformità alla CEDU di queste disposizioni perché violavano da un lato la libertà di associazione e dall'altro non erano proporzionali rispetto alle finalità. Tutto ciò era interpretabile facilmente. Le autorità politiche non si fidavano dei massoni come se il loro giuramento alle istituzioni fosse meno importante di quello simbolico prestato all'associazione. Il massone, dunque, all'interno degli organi pubblici farebbe il proprio interesse invece di quello della comunità che rappresenta. Giovanni, tu dici che ci riesci a Mario a imbucarlo al ministero? Ti disturbo solo qualche minutino per via di Mario, mio figlio. Ah, come va il nostro ragioniere? E gli vorrei far fare il concorso per il gruppo B. Ho qui il bando, vedi? 900 posti. 900 non sono mica pochi. Va bene, ma non è mica neanche tanto facile come credi tu, sai. Dico, i concorrenti sono almeno 20.000. Ma lui è mio figlio. In fondo io, dopo tanti anni,